Bene, Graziano, continua il nostro percorso, il percorso nell'andare a conoscere le vicende di Sarajevo, questa città che rappresenta un simbolo di quell'aspetto brutto della storia europea, la contrapposizione tra i popoli che sempre ha caratterizzato, se vogliamo, la storia del nostro continente. E Sarajevo in modo particolare ci evidenzia tutto questo anche recentemente, in quegli anni 90 così difficili, così intensi, quegli anni 90 che hanno visto la disgregazione della Jugoslavia e che in Sarajevo hanno trovato proprio l'elemento principale, quel simbolo di un qualche cosa che speriamo di non vedere e che non riaccada mai più. Ma le situazioni ovviamente ci mostrano come la ripetitività degli eventi tragici della storia siano sempre lì presenti, ma quello che è importante in ogni caso è quello di raccontare e rendersi, soprattutto, rendersi conto di quelle che sono determinate fasi della storia e, come detto, cose che non devono appunto ripetersi. Do il benvenuto a Diana Bosnia, che ci sta portando questo racconto così intenso. Buongiorno, grazie. Diana Bosniak, lei ha scritto due libri. Oggi affronteremo il secondo testo che lei ha scritto proprio per ricordare quanto accaduto a Sarajevo, è un romanzo, Dio è uno solo. Requiem, Sarajevo Requiem. Ecco, Diana Bosniak, un romanzo per raccontare una vicenda reale. Diciamo che è un romanzo comunque perché racconta quello che sono gli anni dopo l'assedio di Sarajevo, cioè racconta, ci sono un romanzo corale in cui si raccontano personaggi, quelli che ricordo io, quelli che sono rimasti, che magari assomigliano ai miei nomi, che assomigliano al nostro vicinato, buon vicinato, come si dice, Komšiluk, dove abitano tantissimi personaggi di varie etnie. È un romanzo che ripercorre anche un po' le vicende della mia vita, i miei ricordi, ma pensa anche al futuro e al momento attuale che stiamo vivendo, che Sarajevo vive ancora adesso, che è un periodo post-bellico di una ricostruzione molto difficile, non solo fisica, ma proprio dei rapporti umani fra varie etnie che abitano questa città millenaria. Ecco, Diana Bosniak, è un aspetto importante. Come abbiamo visto anche la settimana scorsa, vivere a Sarajevo durante il periodo dell'assedio è stata una cosa, un'esperienza assolutamente terribile, anche perché ricordiamolo, da quel 5 aprile 1992 a Sarajevo veniva interrotto tutto, venivano interrotte le forniture di acqua, la possibilità di riscaldarsi, la corrente elettrica. Nelle memorie di suo nonno si evidenzia come la difficoltà fosse lì presente, ma com'era possibile vivere e soprattutto vivere tanto tempo in quelle condizioni? Come si dice, l'uomo è la bestia peggiore, riesce ad adattarsi a qualsiasi disgrazia e questa è una cosa che non si può non sottovalutare. Io, ad esempio, mi sono trovata proprio, come dicevi, in situazione di vedere un autobus di profughi che venivano da Kiev poco tempo fa e mi sono trovata in una situazione già vista. E mi pare una cosa allucinante che accade ancora oggi in un'Europa che si vanta di essere Certo, un posto il centro del bellissimo per mondo, sì. Certo. vivere. Ah, sì. Come dicevo, lì anche durante l'assedio la gente viveva veramente, perlomeno i cittadini della città, anche sotto le bombe, eccetera, vivevano e si aiutavano. C'era
tantissima solidarietà fra le persone e non importava di che nazione, di che religione eravamo, perché eravamo tutti un buon vicinato. Questo dopo la guerra, dopo gli accordi di Dayton che definitivamente hanno diviso il paese, hanno diviso il paese in cantoni. E dove adesso, come adesso, persiste due grandi unità che sono Federazione Bosniaca e che comprende anche la parte croata e la Repubblica Serba, Repubblica Srpska dall'altra parte, c'è una convivenza che ha cominciato a mancare. Perché è successo questo? Perché semplicemente dopo gli accordi di Dayton molte persone che vivevano nelle città che sono cadute sotto la Federazione o sotto la Repubblica Serba per paura, insomma, non si sentivano al sicuro, si sono trasferiti sia da una che dall'altra parte. E da lì è cominciata questa terribile divisione del paese. E posso dire che un esempio è veramente brutto di questa divisione è il fatto che in Bosnia e Erzegovina si parlano ufficialmente tre lingue diverse, che si assomigliano tantissimo una con l'altra e che una volta venivano considerate come serbo-croato, croato-serbo. Adesso ci troviamo che si parla bosniaco, croato e serbo. Ok? Un esempio veramente eclatante di questa divisione è un liceo a Mostar, che Mostar è stata quella città che è stata prima bruciata, bombardata dai serbi, che dopo nel 93 è iniziato una guerra quasi aperta fra la frazione croata e la frazione musulmana, dove è stato anche abbattuto il ponte vecchio di Mostar che stava lì da tantissimo tempo, uno dei esempi veramente più importanti dell'architettura islamica in Bosnia, cioè in Erzegovina. Questo liceo, dopo la divisione, si trovava in una terra di nessuno, cioè quelli pezzi di città che sono rimasti non appartenenti né a una né all'altra frazione. E al liceo ci sono delle classi croate e classi bosniache e fanno due turni. Turno croati si insegna povijest, che è la storia, che no, non è quella che si insegna dall'altra parte, e si insegna croato. E dall'altra parte invece si insegna bosniaco e storia che è quella che è ufficiale dall'altra parte. Ed è una situazione veramente disgustosa secondo il mio punto di vista. Così è successo anche a Sarajevo. Molti serbi non sono più tornati a Sarajevo. Sarajevo di prima effettivamente non esiste più e ci vorrà del tempo, visto che è comunque una città universitaria, che si ricostruisca quel tessuto intellettuale che c'era prima della guerra. Certo. E ovviamente questo lo tratteremo in una delle prossime puntate quando affronteremo la Sarajevo di oggi. E per quanto riguarda la vicenda dell'assedio in sé, perché Sarajevo poi ha anche delle caratteristiche geografiche particolari che hanno reso quella città particolarmente vulnerabile, circondata da alture che hanno fatto sì che chi voleva bombardarla sostanzialmente avesse anche vita facile. Questa è una cosa che effettivamente è vera. Mi ricordo durante la mia infanzia, Sarajevo era sempre, durante l'inverno era piena di smog, era difficilmente respirare in città, tutti soffrivamo delle bronchiti, insomma, perché si trova circondata dalle montagne in una conca, comunque diciamo che ha un'altezza sul mare di 600 metri circa di altitudine, è attraversata da un fiume ed è molto lunga e molto stretta come città.
ha una urbanistica molto particolare. E dalle montagne, ad esempio, si ha una visuale perfetta sulla città. Per cui questo infatti ha favorito nei giorni di smog a Sarajevo non c'erano tanti bombardamenti, invece nei giorni limpidi nessuno si osava uscire di casa perché era come giocare a poker, no? A roulette russa, perché i cecchini che stavano in cimitero ebreo a Vrazze oppure quelli che erano sul Monte Trebevich ti vedevano come. Cioè, ti vedevano e potevano scegliere, ah sì, questo no, no? È una situazione che effettivamente è così e questo sicuramente ha favorito l'assedio. Mi ricordo quando ero bambina noi andavamo con la funicolare verso Monte Trebevich dove c'era questa pista da bob, no? Che è stata costruita per le Olimpiadi. E quando uscivi dalle nuvole ti sembrava di levitare sopra le nuvole perché Sarajevo spesso restava per mesi sotto la cappa di smog, invece fuori, al di fuori, magari c'era sole. E questo sicuramente ha reso la città molto vulnerabile a questi attacchi. Certo. Io ringrazio Diana Bosniak per anche il contributo di oggi. Proseguiremo la settimana prossima e scenderemo nella Sarajevo di oggi per cercare di comprendere come tutto questo sia stato, se è stato ovviamente assorbito per quanto possibile nel contesto appunto della stessa città. Grazie a Diana Bosniak. Grazie a voi.